Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli ultimi acquisti per quanto riguardano i libri che ho fatto tra novembre e questo dicembre. Alcuni libri sono già stati letti, altri invece no, quindi mano a mano vi dirò quali ho letto e quali no. Allora, ogni tanto devo guardare di qua perché ho l'albero e il mio gatto che sta puntando alla cima dell'albero per buttare giù tutto, quindi diciamo che non sono proprio rilassata in questo momento. Il primo libro che ho acquistato, e non vado in ordine di acquisto, è questo qua di Felicia Kingsley, Una Cenerentola a Manhattan, edito Newton Compton Editori. L'ho preso all'Ipercop, mi sembra, e l'ho acquistato perché la copertina era graziosa e perché costava 2 euro. Mi sembrava carino. Io questi romanzi non sono il mio genere preferito, però io leggo un po' di tutto, anche se i miei preferiti sono fantasy, fantascienza, insomma sono altri tipi, però ogni tanto mi leggo anche questi romanzi e quindi niente, ho voluto acquistarlo. Se voi l'avete letto fatemi sapere com'è. Poi su Vinted ho fatto diversi affari, vi lascio il link del mio Vinted e anche quello di mia sorella se volete vederlo. Ecco, piccola parentesi su Vinted: quando acquistate su Vinted che sia un libro o qualsiasi altra cosa, andate poi a prendere il pacco in tempi molto brevi, cioè il prima possibile, perché i soldi vengono messi sul conto del venditore solamente quando il pacco è stato ritirato. Io ho una persona che non mi sta ritirando il pacco da 10 giorni e non risponde ai messaggi, quindi ecco, non lo so, se fate degli acquisti andate poi a prendere quel benedetto pacco subito. Comunque, al di là di questo, su Vinted io sto facendo dei veri affari, perché sto acquistando dei libri o che non si trovano, che costano molto in libreria, a prezzi stracciati, e i libri sono in perfette condizioni. Allora, i primi libri che voglio farvi vedere è un set, una trilogia, un cofanetto che io ho già letto. Si chiama Firebird, non so, il mio inglese è come quello, è come lo spagnolo di Ceccherini nel Ciclone. Io sono così. Comunque, edito da HarperCollins, questi sono 3 libri, i primi 2 si trovano, il terzo è introvabile. Questo cofanetto adesso si trova solamente in ebook. Comunque, il terzo libro in ogni caso è introvabile, è un cofanetto che costa 30 euro. Io ho acquistato a 15 e i libri sono nuovi, proprio profumano anche di nuovo, questa persona non li ha mai letti. La trilogia è composta da appunto La caccia, La difesa e La resa dei conti. Li ho letti tutti e 3, mi sono piaciuti tutti e 3. Il primo ovviamente più di tutti, ve ne parlerò poi nelle letture di dicembre, non ve ne sto a parlare qui altrimenti il video viene troppo lungo. Vi dico solo che si parla di viaggi nel multiverso, quindi se vi interessa l'argomento è questo. Mi sono piaciuti tantissimo tutti e 3, quindi sono consigliati. Un altro libro che ho acquistato sempre su Vinted a 4 euro, il prezzo di copertina è 16, anche questo nuovo, lo volevo da tanto, l'ho letto ed è diventato uno dei miei libri preferiti in assoluto tra tutti quelli che ho mai letto. Si chiama Antiche voci di da Salem di Adriana Mater, edito da Giunti. È un libro che mi è piaciuto molto, anche qua praticamente è nuovo. A me piacciono sempre molto i libri che sono ambientati a Salem o che parlano di Salem, libri che parlano di streghe, di qualsiasi genere, fantasy o romanzi, a me piacciono tantissimo. Questo mi è piaciuto molto perché le ambientazioni proprio sono fantastiche. Ti fa immergere nell'autunno, in Halloween, nel appunto Salem in autunno, che è cioè il mio sogno, e
Mi è piaciuto proprio per l'ambiente che si crea, l'atmosfera che si crea in questo libro. Mi è piaciuta molto anche la storia, anche questo ve ne parlerò nel prossimo video. Questo fa parte di una saga, una trilogia, non ho ben capito. È stato tradotto in italiano solo questo, gli altri no, e credo che non verranno tradotti in italiano, ma questo è un libro autoconclusivo, quindi non c'è bisogno di leggere altri libri perché ha una fine e quindi si conclude, inizia e finisce, ecco. Mi è piaciuto tanto. Se avete dei libri da consigliarmi di questo tipo, o comunque che parlano di streghe, di Salem o ambientati a Salem, scrivetemelo perché a me piacciono tantissimo. Poi, due libri natalizi che vi ho mostrato nel video sui libri da leggere a Natale, che ve lo lascio linkato tra le schede, che ho acquistato e che ho letto. Questi li ho acquistati in libreria perché avevo un buono alla Feltrinelli. Sono Lettere da Babbo Natale di Tolkien. Questo qua, 14 euro di copertina, edito da Bompiani. È un libro che a me è piaciuto molto, carino. Praticamente raccoglie tutte le lettere che Tolkien negli anni ha scritto e spedito ai propri figli, fingendosi Babbo Natale. All'interno abbiamo anche proprio la foto delle varie lettere e anche dei disegni che, inseriva nelle lettere. Carino da leggere a Natale, da leggere anche ai propri figli. Mi è piaciuto. Altro libro di Natale è Canto di Natale di Dickens. Io vi consiglio questa edizione dei Classici Burr perché è bellissima, è un'edizione stupenda con delle illustrazioni bellissime. Costa 17 euro e vabbè, la storia è molto famosa, anche se in tanti in realtà non l'hanno letta. Carino, bello il libro esteticamente, carina la storia, adattissima al Natale e ve lo consiglio anche se avete visto i vari film che sono usciti, film e cartoni animati, ce ne sono 1 milione, ma io comunque vi consiglio di leggere il libro, perché è carino. Poi, uno dei libri che io ho letto più volte nella vita è Lo Hobbit. La mia copia dello Hobbit è praticamente distrutta e quindi dovevo buttarla via, però mi dispiaceva non avere un Hobbit in casa e quindi su Vinted ho acquistato Lo Hobbit, l'ho pagato 2 euro mi sembra, prezzo di copertina 11, il libro è nuovo, non l'ho letto perché io l'Hobbit l'ho letto veramente tantissime volte, però appunto ci tenevo a riaverlo in libreria visto che la mia copia ho dovuto buttarla perché era veramente in condizioni pessime, in più si era tutto ammuffito, quindi avevo paura, che attaccasse la muffa a tutti gli altri libri. Altri due libri che ho preso da Vinted. Su Vinted. Allora, uno è un libro che volevo da tanto. Io ho adorato il film quando ero piccola, lo vedevo sempre e credo che appena finirò il libro che ho lettura adesso, leggerò questo. Si tratta di Bigfoot e i suoi amici, edito da Sonzogni, un libro vecchissimo. Non so se voi avete visto il film, io lo adoravo e quindi ho voluto prenderlo. Il libro è in ottime condizioni, nonostante abbia le pagine ingiallite, un po' ingiallite dal tempo, però è anche un libro vecchio. Ha ancora il prezzo in lire e non vedo l'ora di leggerlo e spero che sia, è del 1988 questo libro, spero che sia bello quanto il film, vi farò sapere, per ora sono contentissima di averlo recuperato. Poi, una duologia che a me interessava molto è quella di Melissa Albert. Sono due libri, Oltre il bosco e Il paese del buio. Hanno entrambi un prezzo di copertina di 17 euro. Il primo libro ancora devo acquistarlo. Ho acquistato il secondo, voi direte: ma perché? Perché l'ho trovato nuovo, nuovissimo, e invece che 17 euro su Vinted l'ho pagato 3 euro, quindi l'ho acquistato. Anche se è il secondo, ovviamente non l'ho letto perché voglio prendere il primo, ora guardo se riesco a trovarlo su Vinted, altrimenti lo prenderò in libreria. Il libro è questo, è nuovo, ha le pagine bianchissime, profuma proprio di nuovo, non ha un difetto, sono contentissima di averlo acquistato e non vedo l'ora di avere il primo in modo da poter iniziare a leggere questi due libri. Ultimi due libri li ho presi all'usato.
Pagati 1 euro l'uno. Allora, il primo è Non ti addormentare, questo qua è di Edito PM, prezzo di copertina 13 euro, lo volevo da anni, mi sembra hanno fatto anche un film su questo libro, e lei praticamente ogni mattina si sveglia senza ricordi, questa protagonista appunto non si ricorda chi è la sua vita, che cosa ha fatto, niente. Poi c'è suo marito e ci deve essere qualcosa di losco con il marito. E niente, volevo prenderlo, un thriller. Poi ho preso anche questo libro, senza leggere di che cosa parlasse, l'ho acquistato perché costava 1 euro, la copertina mi piace, mi è piaciuta, quindi l'ho preso, così a scatola chiusa. Se l'avete letto fatemi sapere. È Il gioco proibito, La casa degli orrori. Lisa Jane Smith, l'autrice, non lo so, Newton Compton Edizioni, il prezzo di copertina 12,90, non lo so, mi ispirava, boh, l'ho preso, costava poco, mi piace che abbia le pagine nere. Vi farò sapere, non lo so, lo leggerò, penso, spero, a breve. Se però voi l'avete letto, fatemi sapere di che cosa parla e com'è questo libro. Bene, quindi questi sono stati gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo per quanto riguarda i libri. Fatemi sapere se avete qualcosa da consigliarmi, se avete letto i libri che vi ho mostrato, che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!